Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video, questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Non sono tantissimi, ma domani c'è da buttare la plastica e quindi voglio togliermi di mezzo i flaconi vuoti. Un detergente intimo della Dermomed, questo è quello al fiordaliso antiodore, costa 1 euro, in casa mia nonna ne comprava un po', questo mi sembra il penultimo che mi è rimasto, buono, ma io in genere con questi prodotti da 1 euro mi ci lavo i piedi, però mi è capitato anche di utilizzarlo come detergente intimo, non male. Un prodotto che mi è piaciuto molto è la mousse detergente per il viso Mirtilla della Saponaria, ottima per chi ha come me un po' di problemi di capillarini, Cooper Rose, Angiomi eccetera. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho pagata 10 euro in bioprofumeria, ha una buonissima profumazione, fa una bella schiumettina, bella soffice e compatta, non va a bruciare gli occhi, non va a seccare la pelle, è molto delicata ma allo stesso tempo efficace e quindi ve la straconsiglio. Un prodotto che invece non mi è piaciuto è questo qua di Dr. Knockas, è una essence idratante, il numero 49, ve l'ho scritto anche nel post sul mio blog, tra l'altro come al solito giù nell'info box trovate tutti i link che vi rimandano alle review che ho fatto sul mio blog, così potete vedere i prezzi, l'inci con i pallini, dove acquistarli eccetera, insomma tutte le informazioni sono lì. Non mi è piaciuto perché intanto faceva schiuma e poi appiccicava. Questo è un prodotto da applicare prima del tonico, dopo il tonico e prima del siero viso, a volte l'ho utilizzato come siero, a volte l'ho utilizzato come essence, no, cioè appiccica la pelle, non ho trovato nessun beneficio, non mi ha dato l'impressione che andasse ad idratare la pelle, quindi sinceramente inutile, solo con schiuma appiccicoso, ecco, quindi no. So che alcune piace, mi sembra Sara Cosmesia, un prodotto che appunto a lei piace, ma a me non lo so, sono io che non so apprezzarlo. Poi ho finito questa mini taglia di shampoo di bellezza Biopoint con olio di argan, semi di lino, questo qua l'ho trovato in una rivista della linea Oro Vivo, mi è piaciuto, fa una buona schiuma, la profumazione è molto buona, lava bene i capelli, non li va ad appesantire, non va ad aggredire il cuoio capelluto, non secca capelli, buono, non l'andrei a ricomprare, però comunque un buon prodotto. Tra l'altro ora sto facendo una cura per i capelli data dal dermatologo, anticaduta, e quindi per un bel po' di shampoo non posso utilizzarne se non quello che mi ha dato lui. Ho finito questo qua che è uno scrub per il viso al muesli per pelli normali e miste di Lepo, è un prodotto vegan ok, testato al nickel, è uno scrub che mi è piaciuto moltissimo. Di questo qua ho fatto su Instagram delle stories dove l'andavo ad applicare e vi facevo poi vedere i risultati, le ho salvate in evidenza sotto testiamo insieme, mi è piaciuto, sono riuscita a fare 2 applicazioni con questo prodotto, si sente che la pelle è pulita a fondo, è bella liscia, bella luminosa, però allo stesso tempo è molto 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 delicato, quindi mi è piaciuto tanto. Altro prodotto che ho testato insieme a voi su Instagram, altri 2 prodotti anzi, sono queste maschere monouso di Eco Brush. Io adoro la spazzola di Eco e al Cosmoprof mi avevano omaggiato di queste 2 che sono, allora, una è idratante mentre quest'altra è protettiva del colore, sono appunto delle cuffie con all'interno del siero, anche di queste appunto vi ho fatto l'applicazione, tra l'altro vi ho fatto anche vedere come risultano poi i capelli dopo, mi sono piaciute entrambe. La profumazione, però me ne era piaciuta una più dell'altra, mi sembra questa verde mi è piaciuta di più, ora adesso non mi ricordo, sul blog però ve l'ho scritto e ve lo dicevo anche sulle stories. Comunque, 2 prodotti ottimi che non vanno ad appesantire i capelli, li ammorbidiscono molto bene, qui c'è Olivia, li ammorbidiscono molto bene e mi sono piaciute, sono comode da portare in viaggio, è un buon prodotto.
finito anche i due mini balsami per capelli di Nashi Argan. Ne avevo un terzo. Fate conto che io ho iniziato a utilizzarli 2 settimane prima del Cosmo Prof e le ho finite una settimana fa. E io lavo capelli minimo 2 volte a settimana, ma a volte anche 3, quindi per farvi capire quanto prodotto serve per ogni lavaggio, ecco. Sono 12, no, quanti sono? 30 ml per confezione. La confezione non mi piace perché non è per niente comoda. Il prodotto sa un po' di liquirizia, districa bene i capelli, non li va a appesantire, mi è piaciuto, ma non così tanto da dire ok, lo vado a ricomprare. Però comunque è un prodotto buono. Lo shampoo invece mi è piaciuto molto e sono andata appunto poi anche ad acquistarlo. Ho finito poi questo qua di Alterra, che è l'emulsione per il viso, il detergente per il viso in crema. Avevo sentito meraviglie da tutte, ne parlava bene anche la signorina Rottermeier, ne ha parlato bene Giulia del canale Kina Yoshimoto. A me non è piaciuta, ma fondamentalmente perché non mi è piaciuto l'odore, che sapeva proprio di crema, le creme che si usavano una volta per il viso, per il corpo, e non mi dava la sensazione di pulizia, quindi non mi è piaciuto. Ho finito le salviettine intime di Sofidea, mi piacciono tantissimo e le acquisto spesso. Ho finito anche le salviettine struccanti, sempre di Sofidea, non mi sono piaciute perché non struccavano bene. Ho finito poi questi dischetti Cotton Clou, non so dove l'ho comprati, sì, buoni. Devo gettare questo qua che è un ombretto di Dreamland che mi avevano regalato al Cosmo Prof. Non vi sto neanche a dire niente perché all'inizio, siccome è un ombretto che ho utilizzato molto, volevo farvi una review, ma siccome al Cosmo Prof ho trovato un ragazzo nello staff che è stato veramente molto maleducato, per niente poi, perché veramente è stato di una scortesia incredibile, quindi non voglio fare buona pubblicità a questo brand fondamentalmente, perché è stata una roba da schiaffi. Comunque vabbè. Ho finito poi un po' di campioncini. Allora, ho utilizzato per lavarmi i capelli ora questi due campioncini di shampoo della linea PBX di Natura House. È uno shampoo rinforzante che mi è piaciuto, ha un buon odore, lava molto bene i capelli, non li va a seccare o ad appesantire, il risultato mi è piaciuto, buono. Poi ho utilizzato sempre oggi questo qua di Comfort Zone, che è il gommage per viso e corpo. Per il corpo, per quanto mi riguarda, secondo me non è efficace per i miei standard. Per il viso mi è piaciuto molto, io ho una pelle molto sensibile e questo mi è piaciuto. Poi ho finito il secondo campioncino di siero antipigmentazione illuminante di Mossa, anche questo molto molto buono. Ho finito anche sempre per oggi il balsamo di Sapone di un Tempo, luminosità e volume, mi è piaciuto, non mi è piaciuto l'odore, però come balsamo mi è piaciuto perché è molto districante, molto ammorbidente e non appesantisce, quindi buono. Ho finito questa crema di Natura House, buona, l'odore non mi è piaciuto perché sa di tipo fragola per i bambini, però è una crema che va a nutrire, a ammorbidire tantissimo le mani, non le va ad ungere. Con questo campioncino che sono 6 ml, io penso di averci fatto tipo 10 applicazioni, quindi fantastico. Ho finito poi questa campioncino di Sleeping Mask della linea d'oro di Elan, ma non mi è piaciuto perché non ho visto dei miglioramenti. Ho finito gli ultimi due campioncini di body cream di Beyond Me, mi sono piaciuti molto, buonissima la profumazione, molto idratante, e aspettate perché ora Olivia butta giù tutto. Ho un campioncino da 6 ml, ho fatto tutte e due le gambe, tutte e due le braccia e anche la pancia, quindi ottimo. E poi ho finito questa campioncino sempre di Beyond Me di crema per il viso sensitive, che mi è piaciuta veramente tanto perché non va ad appesantire, non è troppo ricca, ma allo stesso tempo va a idratare, ha una buona profumazione delicata, quindi un buon prodotto. Quindi niente, questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere che cosa avete finito voi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!